Benvenuti e bentornati sul mio canale. Alla Lidl erano in offerta questi tre coltelli e ovviamente ho preso tutti e tre. Andiamo a vedere come sono fatti. Li apriamo tutti. Multiuso, un coltello che full tang, riusciamo a fare qualcosa di buono. Il suo fodero, è un coltello tipo mora. I coltelli sono della Cribit, che è un produttore tedesco. Che produce un po' di tutto a livello di escursionismo e anche, se non sbaglio, coltelli da cucina. Nei foderi ci sono le solite istruzioni. Quest'altra, mini volantino, dovrebbe essere delle informazioni supplementari sul coltello. Qui ovviamente è la stessa cosa. Vorrei vedere per prima cosa il multiuso. Vediamo. È abbastanza massiccio, ha tante funzioni, le classiche funzioni delle Victorinox, stuzzicadenti, non molto appuntito, pinzetta. In contrario, tira il buscione per il sugo delle bottiglie, ma costruzione molto approssimativa, si muove tutto. Poi dietro ci stanno altri utensili che non riesco ad aprire, addirittura altre funzioni. C'è un gancio. Serve per portare qualcosa di pesante agganciato con una corda, magari, come in tutti i Victorinox. Quest'altra funzione non riesco proprio ad aprirla, è proprio incredibilmente incastrata. L'altro qui, no, ragazzi, è impossibile aprirla. Non voglio spaccarmi le unghie per un coltellino che non vale la pena nemmeno. Veramente. Lama principale. Apri scatole. No, ragazzi, proprio sono incastrati. Le lame sono incastrate, non si riesce proprio ad aprire. Bah. Allora, io ci rinuncio perché rischio di farmi male. Veramente rischio di farmi male. Ah, questo sono riuscito ad aprirlo. Piccola lama secondaria. Poi cosa c'è? Cosa abbiamo qua? Forse devo aprire questo per aprire l'altro.
ci sto mettendo troppo tempo, non mi sta più piacendo. Questa cosa è seghetto per il legno. Ah, questa forbicina è una limetta per le unghie. L'altra funzione non riesco proprio ad aprirle. Sì, forse aprendo le altre si sono allentate un po'. Guardate ragazzi, sto facendo veramente fatica. Troppe fatiche. No, boh. Sì, sono altre funzioni, sono dei punteruoli, una specie di cacciavite, ma che hanno delle funzioni e non funzioni. Praticamente non servono a niente. Qualità veramente pessima. Il sigaretto per il legno sembrerebbe funzionare. Comunque ha i dentini solo unidirezionali, ma non sono come quelli della Victorinox che sono bidirezionali. La limetta è molto liscia, credo che non funzioni nemmeno. Proviamo il forbicino, vediamo se a me questa fa qualcosa. Per tagliare la carta, riesce a tagliarla. Una lama piccola. Una lama piccola taglia. Facciamo che taglia. Sì. Non posso dire nulla, per quello che è, taglio. Vediamo, la lama grande. Dai, perché almeno le lame tagliano. Sulla lama c'è scritto qualcosa che non riesco a leggere. Aspettiamo se riesco a leggere così. Ah, comunque il marchio del produttore, l'indirizzo e il nome del costruttore. Sì, marchio, nome, indirizzo e tipo del coltello. Sono curioso di vedere se l'apriscatole funzioni veramente. Lo provo su questa lattina. Vediamo un po'. Diciamo che lo sta aprendo. Però è molto debole la molla, quindi è anche molto pericoloso. Però riesce ad aprire. Voglio provare il mio vecchio Wenger, questo è un Wenger che avrà almeno 35-40 anni, se non di più. Vediamo come se la cava lui. Da notare che questo tipo di apriscatole funziona all'incontrario, non va all'indietro, ma si deve andare in avanti. E invece con il Wenger e anche la Victorinox si va all'indietro. Diciamo che quasi quasi sto facendo più fatica con questo. Però diciamo che è molto più sicuro, perché almeno così l'utensile non tende a chiudersi, perché è sempre in pressione. Invece con questo qui, che va in avanti, tende a chiudersi perché non è in pressione la molla. Tutte e due funzionano, ma è più sicuro questo piede della Wenger. Sì, beh, volevo solo
provare il suo peso, ma essendo anche un coltello inutile in certi aspetti, un coltello molto inutile cioè, su certi aspetti, non... vediamo se riesco ad accendere la bilancia comunque. Sì, il peso di questo multiuso è di 117 grammi. Ok, le due lame principali funzionano, la piscatole funziona, ha anche un'apricapsule di qua che non riesco ad aprire, che desisto. Sicuramente il segreto per il legno funziona, il furbicino funziona, è multiuso, così, tanto per essere multiuso, non è nemmeno degno di far parte di quella categoria rispetto a Victorinox o un Laterman. Boh, questo non lo chiudo, cioè devo pulirlo. Boh, passiamo ad altro. Adesso portiamo di qua. Vorrei provare adesso il questo qua, coltello a lama fissa con manico in legno stratificato. In mano si sente bene, si impugna anche abbastanza bene, onestamente. Non ha nessuna goldrinatura che aiuti i lavori sul legno, oppure una goldrinatura che potrebbe aiutare a fare i riccioli per l'accensione del fuoco. Però si impugna abbastanza bene, onestamente. Andiamo un po' alle misure. Misura circa 210 mm e la lama dice di 98 mm, tagliente di 94 mm. Lo spessore è quello che si è di circa 3 mm. Sì, uno spessore di 3 mm. Facciamo poi del cutting test. Taglia molto bene, ragazzi, nonostante tutto, taglia veramente bene. Ho visto anche altri video su YouTube che il loro coltello non tagliava, poi il mio taglia. Su questo senso sono un po' fortunato allora. Il fodero non ha nessun incastro, diciamo, nessun aggancio all'interno, è solo a pressione. Per quello che deve fare va bene, tanto io non lo terrei mai attaccato alla cintola questo qui perché magari con le vibrazioni potrebbe cadere, è un coltello da zaino, però devo dire che taglia. Quest'altro coltello qui invece è un tipo Mora. Volevo dire il peso, così completiamo la prova di questo. Del full tang con il manico in legno, pesa 183 grammi con il fodero, senza fodero 153 grammi. Quest'altro coltello è, diciamo che si avvicina molto ai coltelli tipici della Mora, molto leggero. Vediamo subito al peso, tanto ho già la bilancia accesa. Il coltello pesa 58 grammi, se non mi sbaglio. Qui adesso ho fatto mezzo casino. E adesso non mi considero più il coltello. 80 grammi. Peso di 80 grammi. Con il fodero 110 grammi. La misura di questo invece, sto combinando un po' di disastro sul tavolo, è circa 210 mm, la lama di 90 mm, con il tagliente di 85 mm. La particolarità di questo coltello è che si impugna abbastanza bene, può fare anche delle buone
per lavorare sul legno è molto più adatto del primo, anche perché c'è un'impugnatura più grande, io la sento meglio in mano. Ha un fire steel dietro al codolo. Questa è la sua particolarità. Io non l'ho provato, non lo posso provare adesso qui, ma un mio amico che l'ha acquistato l'ha provato e devo dire che funziona abbastanza bene. Sì, è anche abbastanza duro da estrarre, quindi non si rischia di perderlo. Ah, e viene fuorito anche con un bel lacciolo per la mano. Ma entra, giusta, giusta. Ok. Vediamo il cutting test con questo. Taglia veramente alla perfezione. Molto meglio del primo, devo dire. Diciamo che non ho misurato lo spessore della lama, ma credo che sia sui 2 mm. Sì, è sui 2 mm. Vediamo la ritenzione del suo fodero, che anche questo non ha nessun incastro tipo i Mora, ma è molto duro da estrarre. Per andare via, non va via. Ah, questo, anche questo qui c'è il foro per l'uscita dell'acqua piovana, casomai lo teniamo su mentre piove. Che dire ragazzi, sono veramente soddisfatto, d'altronde sono coltelli che costano 5 euro a pezzo, con pezzo di fodero, con pezzo di fire steel, full tang. 5 euro nemmeno il blister in cui sono confezionati, devo dire. Nemmeno lui costa così tanto. Anzi, così poco. Beh, mettiamo anche questo obbrobrio qui insieme a loro, che io proprio questo non lo considero per niente. Questo qua è 5 euro e vale 5 euro. Gli altri 5 euro, ma quanto sembra tagliano bene ed è quello che deve fare un coltello. Con questo è tutto ragazzi, al mio prossimo video.